Mentre gli adulti discutono del suo futuro, il giovane Cesare si diverte ad andare a cavallo. Il padre richiama la sua attenzione. Cai, consul Cinna, uc venit, Caio, il console Cinna, è venuto qui, ut te conosceret alla lettera, affinché conoscesse te, dunque per conoscerti. Cinna, sorpreso, domanda al giovanissimo Cesare: Cai, cur equum abenis non regis? Caio, perché non guidi, cur non regis, il cavallo equum con le redini? Abenis? Mihi crura sufficiunt. Mi bastano le gambe, risponde Cesare. Ne ex equo cadam alla lettera, affinché io non cada da cavallo. Dunque, per non cadere da cavallo. Mario, stupito, commenta: Macte virtute, Cai. Bravo, Macte, per il tuo coraggio, Caio. Immo mihi ut equum regerem alla lettera. Persino per me, immo mihi, affinché guidassi il cavallo, ut equum regerem, quindi per guidare il cavallo, vox sufficebat, bastava la voce. Nunc valete, adesso, nunc, statemi bene, arrivederci, valete. Cesare chiede al padre perché Cinna voleva conoscerlo. Pater, cur Cinna me cognoscere volebat? Padre, perché Cinna voleva conoscermi? Quia filiam suam uxorem tibi dabit? Risponde il padre: perché quia ti darà tibi dabit sua figlia, filiam suam, in sposa uxorem. Itaque uc venit, ut te penitus perspiceret. Per questo itaque è venuto qui, uc venit, ut te perspiceret, affinché alla lettera ti osservasse, ti conoscesse a fondo, penitus, quindi per conoscerti meglio.